oro, argento, rame. Tre elementi che nel fuoco trovano un legame indissolubile, dando origine a quella che sarà la preziosa e leggerissima foglia d'oro. Dal 1820 la ditta Giusto Manetti Battiloro fonde oro, argento e rame insieme. Segreti e tradizioni di antichi artigiani Battiloro, tramandati di generazione in generazione e gelosamente custoditi all'interno di un'azienda che ogni giorno porta alla luce una delle foglie d'oro più pregiate e apprezzate del mondo. Nata due secoli fa nel cuore di Firenze, la Manetti Battiloro ha integrato nel tempo gli antichi procedimenti con le più avanzate tecnologie, mantenendo assolutamente elevati gli standard qualitativi dei prodotti. Ed è proprio qui, in seno ad una delle città d'arte più belle del mondo, che piccolissime quantità di argento e rame si fondono all'oro puro nel fuoco di un crogiolo, dando origine ad un lingotto che una lunga e sapiente lavorazione trasformerà in foglia. Il laborioso processo di assottigliamento del lingotto si apre con una prima laminazione detta sbozzatura. Ad essa seguono successive fasi di laminazione alternate a trattamenti termici di ricottura che porteranno ad ottenere un nastro d'oro sottilissimo, spesso circa un centesimo di millimetro. Dal nastro d'oro si ritagliano piccole lamine quadrate che con appositi macchinari vengono inserite in un pacco di carta speciale e sottoposte ad una serie di battiture con martelli meccanici. È così che si ottengono le sottilissime e fragilissime foglie d'oro ancora tondeggianti, che movimenti di mani esperte tagliano e confezionano in delicati libretti di carta velina che ne proteggono la preziosa fragilità. La foglia d'oro è finalmente pronta per essere impiegata nelle varie applicazioni di alto artigianato, prima fra tutte la doratura delle cornici d'arte, opere delle mani di maestri artigiani. Sapientemente intagliate con le decorazioni ed i motivi più ricercati, le cornici vengono preparate alla doratura con lunghi e particolarissimi trattamenti. Diversi strati di gesso e di bolo preparano il legno intagliato alla fase più importante, quella della doratura a foglia. Abilissime mani fanno aderire perfettamente la foglia al legno. I due materiali
si compenetrano e diventano un tutt'uno. Sono quelli di lucidatura e finitura, che porteranno la cornice al massimo splendore.